L'altro giorno stavo facendo un giro su Threads e nei feed mi appare un video di un utente che afferma di trovare le carte migliori su Pokémon TCG Pocket quando il pacchetto è rovinato, tra virgolette. In poche parole, se un pacchetto ha qualche imperfezione o è piegato, la busta è un pochino piegata, lì si trovano le carte migliori. Sarebbe il caso di confermare questa teoria. Ho aperto 12 pacchetti oggi, ma ne ho trovato solo Nidoqueen, ma ne ho aperti 12 di fila, non è che sono stato a guardare quale avesse l'imperfezione e quale no. Ma ho ancora delle clessidre, quindi voglio vedere se veramente questi pacchetti piegati, rovinati, quello che siano, hanno delle carte rare al loro interno. Qui ho Geni Supremi, ovviamente è l'unica espansione disponibile, scelgo Charizard perché no, tanto così. Oh, ora, il punto è vedere se il pacchetto ha qualche piccola imperfezione, ma a quanto pare no, questo non ce l'ha. Bisogna trovarne uno che ha appunto un'imperfezione, appena lo trovo, se lo trovo, ve lo faccio vedere e poi possiamo procedere all'apertura. C'è anche chi afferma che quando trovi un pacchetto girato, ovvero che è già girato di suo, non che lo giri tu, hai una probabilità maggiore di trovare carte rare. Questa anche è una cosa che bisognerebbe testare. Oh, questo pacchetto ha una piccola imperfezione, se vedete bene la busta sopra è piegata. Questa è una delle imperfezioni. Un'altra imperfezione sarebbe all'attaccatura dove bisogna aprire per tagliare il pacchetto. Lì, se c'è un'imperfezione lì, è piuttosto visibile, quindi non può sfuggirvi. In quel caso, allora, potrebbe essere un pacchetto che contiene carte rare. Proviamo questo qui con questa imperfezione sul bordo. Pokémon normali e Charmeleon come carta rara, quindi boh, non lo so, non mi fido molto, però potrebbe essere un caso. Dicono solo che è più facile, non che funziona al 100%, quindi non posso essere sicuro con un solo pacchetto. Niente, hanno scelto uno a caso perché a quanto pare non si può sfuggire al pacchetto una volta che lo scegli, quindi devi aprirlo per forza. Machamp, però non ho trovato nessun pacchetto strano. Addirittura due pacchetti sono girati qui, quindi potrei provare la teoria che dice che il pacchetto girato potrebbe contenere delle carte rare, ma mi devo fidare? Praticamente il pacchetto con l'errore è come quando si pesavano i pacchetti una volta, non è cambiato niente, cambia solo il formato. Alla fine ci sono sempre dei metodi per trovare delle carte quei pacchetti con delle carte più rare, ma non mi sembra che funzioni proprio tanto questo metodo del pacchetto rovinato. Due pacchetti con errore di stampa non hanno portato a nulla. Vediamo se ne troviamo uno di Mewtwo, magari, che è un po' diverso, non lo so, magari anche l'espansione ha la sua rarità. Magari l'artwork diverso. Sapete che vi dico? Ne apro uno a caso, così vai, girato, senza troppi fronzoli, Vaporeon, e va bene. Che poi, tra l'altro, non è comunque detto che la carta finale sia la carta più rara. Perché una volta c'era un Pokémon normale e la quarta carta era quella più rara di tutte, era una Lakazam stupendo. Ho preso qualche altra Clessidra, ero un po' corto, ho dovuto fare qualche missione extra per prenderle. Andiamo un po' con quelle di Pikachu, vediamo se troviamo qualcosa di strano, ma non ci conto molto. Ok, questo sembrerebbe un buon candidato, vai. Un Sidra. E un Voltorb, niente, ok, questo pacchetto... Ah, però c'è un Chansey, ok. Chansey in effetti è un Pokémon che serviva. Ok, questa qui sembrerebbe buona, la giro. E questa è niente, era la prima. Ok, andiamo con questa allora. Ok, niente. A quanto pare questa teoria sembra essere infondata, la teoria del pacchetto rovinato è infondata. Oppure ho semplicemente sfiga io, che è plausibile. Proviamo con Mewtwo. Capace, arriva il pacchetto buono. Ma direi che questa teoria, boh, non lo so. Beh, allora... Fermi tutti. Questo pacchetto...
Ok, non ho idea del perché abbia laggato a questa maniera, ma comunque questo pacchetto era un pacchetto girato proprio dal gioco stesso, non ce l'ho girato io. Questo pacchetto è stato messo girato dal gioco stesso. Questa teoria potrebbe essere confermata. Non è la prima volta che mi capita, mi è già successo un'altra volta e ho trovato Nidoking. Potrebbe essere la teoria confermata che il pacchetto girato che ti mette il gioco abbia carte più rare, mentre il pacchetto storto, quello rovinato, no, potrebbe essere semplicemente una coincidenza. Quindi, pacchetto girato ok, pacchetto storto no. Comunque, vabbè, soddisfatto, teoria confermata del pacchetto girato, possiamo andare avanti. Niente, guarda, proprio l'ultimo pacchetto che potevo aprire per oggi, avrei registrato poi più tardi magari, il giorno dopo, ma penso che possa andare bene anche così a quanto pare. Dovrebbero esserci già altri video su YouTube, non ho controllato, ma mi è piaciuto provare a portare insomma questa teoria per quanto riguarda Pokémon Pocket. Avevo intenzione di continuare a portarlo però quando sarebbe uscita un'altra espansione. Geni Supremi mi è rimasta un po' qua sulla bocca dello stomaco perché sempre queste... Alla fine potevano mettere più espansioni, però ho capito perché non hanno messo più espansioni al lancio, perché sono davvero tantissime carte da trovare e sembra che a gennaio aggiungeranno qualcos'altro, insomma ci manca ancora un po'. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili e ci vediamo alla prossima, ciao!